Ciao progettisti, ciao bentornati, questa è la solita serata di progettazione in cui progettiamo Progetto 1000, ci troviamo qui su Twitch tutti i giovedì sera alle ore 22 per progettare Progetto 1000, il robot che risolve il cubo di Rubik. Siamo ancora nelle fasi preliminari, stiamo raccogliendo informazioni molto preziose per capire come funziona il nostro hardware, quindi stiamo studiando Arduino, stiamo studiando tutte le periferiche di Arduino e tutte le periferiche che dobbiamo collegare per comandare i motori. Vedremo come funziona la telecamera per dare una vista al nostro robot. Vedremo come generare i suoni del nostro robot, quindi abbiamo ancora qualche componente elettronico da studiare perché dobbiamo entrare in ogni singolo dettaglio di questo progetto. Non diamo nulla al caso, non copiamo nulla e anche laddove qualche volta prendiamo spunto, comunque facciamo un lavoro di reverse engineering per capire come funziona, per poi avere gli strumenti per essere padroni al 100% del progetto. Padroni nel senso che se dobbiamo fare una modifica o sostituire un componente, sappiamo sempre dove dobbiamo intervenire. Questa sera, come annunciato nel post di Instagram, vedremo che cos'è il PWM, a cosa ci serve e lo faremo funzionare su Arduino. E vedremo anche come si programma Arduino per generare un segnale PWM e faremo anche qualche esperimento. Quindi mi raccomando, state qui collegati fino alla fine e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le prossime repliche delle sessioni di progettazione di Progetto 1000. Che cos'è Pulse Width Modulation? Innanzitutto parliamo di impulsi. Pulse significa impulsi. Quindi se abbiamo un segnale di questa maniera, per esempio un'onda rettangolare fatta in questa maniera, dove sull'asse delle ascisse abbiamo il tempo che scorre e sull'asse delle ordinate abbiamo i volt, la tensione, abbiamo qui una Vmax, solitamente per l'elettronica è una 5 volt oppure una 3 volte 3, o comunque la VCC, la tensione di alimentazione. Questo periodo in cui l'onda sta alta lo chiameremo T-on, questo periodo in cui l'onda sta bassa lo chiameremo T-off, il periodo complessivo solitamente si indica con la lettera T. Il periodo significa il tempo che trascorre tra i due successivi fronti positivi. T è uguale a T on più T off. Il duty cycle è uguale a T on fratto il periodo complessivo, cioè quanto dura la parte alta rispetto al totale. Solitamente il duty cycle è indicato in termini percentuali, quindi moltiplicheremo questa quantità per 100. Che cosa indica il duty cycle? Il duty cycle ci indica qual è l'ampiezza in tensione della corrente continua che ha la stessa potenza efficace del nostro valore, invece impulsivo, che dura meno tempo e poi sta spento per un altro certo tempo. In pratica, l'area di questo rettangolo grande che segno in azzurro, T on per VCC, equivale esattamente all'intero periodo moltiplicato per V efficace, dove V efficace è questo valore qua. In pratica l'area di questo rettangolo qui è identica all'area blu di questo rettangolo qua. Facendo un po' di operazioni ci rendiamo conto che in pratica il duty cycle equivale al valore efficace diviso la tensione di alimentazione VCC e che da questa equazione equivale semplicemente a T on, cioè il tempo che dura la parte a tensione piena, fratto il periodo complessivo. Se moltiplichiamo questo rapporto D chiamato duty cycle per 100 ci viene fuori il duty cycle espresso in termini percentuali. A che cosa serve il PWM? Il PWM serve per generare dei segnali analogici attraverso un'uscita digitale, per esempio di un microcontrollore. Infatti, i circuiti elettronici di tipo logico solitamente possono uscire o 0, quindi 0 volt, o la tensione piena di alimentazione, quindi VCC solitamente sono 5 volt, come Arduino, per esempio, ha le uscite a 5 volt. Attualmente è più frequente vedere uscite a 3 volte 3, ma ci sono circuiti elettronici digitali di tutti i tipi, anche 1 volte 8, 1 volte 2, ci sono tutte le tensioni. In base alla tensione che avrò di partenza, di uscita,
quindi VCC, il valore efficace sarà proporzionato a quel valore in base a quanto dura il Ton rispetto al periodo complessivo. C'è un altro parametro da tenere in considerazione che è la frequenza, F, che è sempre uguale all'inverso del periodo. La frequenza, per esempio, se questo periodo dura un secondo, la frequenza è un hertz. Se questo periodo dura un centesimo di secondo, la frequenza sarà l'inverso, quindi 100 hertz, e così via. Nei circuiti di potenza, il PWM è diventato un espediente non solo comodo dal punto di vista della trasformazione da digitale a analogico, ma ci consente addirittura di ridurre la potenza dispersa per effetto Joule. Ci sono quelli che lo chiamano Joule e quelli che lo chiamano Joule. Per quale motivo? Se prendiamo un amplificatore a transistor, questo è il disegno di un transistor, per esempio un BJT, ma può essere anche un MOSFET, che ha tutta la sua rete di polarizzazione, che adesso non stiamo a studiare, ma la vedremo prossimamente sul canale. Qui abbiamo la resistenza di emitter e qui abbiamo il nostro bel carico, chiamato in inglese load. Cosa succede a questo carico? Che la potenza di questo circuito la possiamo calcolare in questo modo. Qui c'è una corrente I che scorre sia attraverso il carico, sia attraverso il transistor e sia attraverso questa resistenza eventualmente di polarizzazione. Va di qua il più, perché questa era una resistenza di polarizzazione. La potenza totale erogata da questo circuito è uguale alla potenza sul carico V load per I più la potenza sul transistor, e la potenza sul transistor è la V sul transistor per I. In pratica, che cosa succede? Raccolgo la I, la potenza totale è uguale a I che moltiplica V load più V transistor, quindi uguale a I per VCC. Cioè capite che la potenza dissipata da questo circuito consiste nella potenza dissipata dal carico più la potenza dissipata dal transistor, cioè la tensione di alimentazione per la corrente che transita. Tutti i circuiti a commutazione invece hanno quest'altro comportamento. Hanno piena potenza in questo momento qui, nel momento dell'utilizzo, ma poi non consumano niente per tutto il periodo in cui rimangono spenti. Il transistor, quando è aperto, non consuma niente perché non passa corrente sul transistor. Quando è chiuso, non consuma niente un'altra volta perché la corrente è massima, ma la tensione sui capi è praticamente nulla, è praticamente zero. Quindi zero per una corrente altissima corrisponde a una potenza comunque minima. Il grosso del consumo nei circuiti a commutazione è durante il transitorio, perché durante il transitorio, se io prendo questo grafico e lo allargo moltissimo, vedo che il transitorio è fatto così, va su lentamente e poi arriva. In questo momento in cui va su lentamente abbiamo un picco di potenza che dura pochissimo, perché quando poi la tensione arriva dove deve arrivare il circuito si ristabilisce e quindi i circuiti a commutazione dissipano pochissima potenza per effetto Joule, rispetto ai circuiti come questo che potremmo chiamare amplificatori in classe A o cose di questo tipo. Quindi a cosa mi serve il PWM? Il PWM avevo in mente di utilizzarlo nel controllo della velocità dei motori, perché in questo modo, modulando l'ampiezza del comando, si possono mandare più piano o più forte. Andiamo a vedere sul sito dell'Arduino, arduino.cc, andiamo a vedere documentation, reference, e andiamo a cercare la parola PWM. Andiamo a cercare nel linguaggio. Allora, che cosa salta fuori? Io mi aspettavo che nel linguaggio di programmazione di Arduino, siccome ho delle uscite qua che si chiamano proprio PWM, che ci fosse un comando per utilizzare le uscite PWM. E questo comando sì c'è, ma guarda che nome strano che ha: Analog Write. Clicchiamo e vediamo che cosa succede. Analog Write scrive un valore analogico, ve lo traduco dall'inglese, utilizzando un'onda PWM in un pin di uscita. Può essere usato, per esempio, per accendere un LED a una luminosità variabile, oppure per comandare un motore a velocità variabile.
Dopo aver chiamato analog write questa istruzione, il pin genererà a steady rectangular wave un'onda rettangolare stabile al duty cycle specificato, fin tanto che un'altra analog write o una chiamata digital read o digital write non viene effettuata nello stesso pin. Quindi cosa significa? Significa che una volta dato il comando ci penserà il microcontrollore di Arduino a produrre questa onda periodica in continuazione senza più ricordarci di averlo fatto. Vediamo che ogni diverso modello di Arduino ha una diversa configurazione. Noi abbiamo utilizzato, grazie al consiglio di Marco, Arduino Mega e vediamo qua che cosa dice. Dice che i pin che si possono utilizzare per generare uscite PWM sono i pin dal 2 al 13, i pin dal 44 al 46 e, guardate un po', la frequenza non la possiamo inventare, non è una frequenza variabile, ma è fissa e i progettisti di Arduino l'hanno fissata a 490 Hz. Questo è un dato importante che me lo scrivo qua, 490 Hz. Questo me lo scrivo perché è un parametro interessante. Come vedevamo prima, faccio una leggera digressione, questo è il picco di potenza dissipata durante la commutazione. Che cosa succede? Che più sarà alta la frequenza dell'onda PWM e maggiore sarà il numero di fronti positivi e fronti negativi all'interno della stessa unità di tempo. Immaginiamo all'interno di un secondo con 490 Hz. In un secondo ci sono 490 fronti positivi e 490 fronti negativi. Non importa quanto sia alta o bassa la frequenza, i fronti di commutazione avranno sempre la stessa durata. Parliamo di pochi nanosecondi. Questo significa che maggiore sarà la frequenza del nostro segnale PWM e maggiore sarà la quantità di potenza dissipata a fronte delle commutazioni e quindi potenza buttata via per effetto Joule. Nel caso di Arduino abbiamo soltanto due possibilità, cioè 490 Hz, tranne i pin 4 e 13 che hanno una frequenza a 980 Hz. Andiamo ancora avanti, leggiamo ancora un po' di cose. La sintassi l'abbiamo vista, dobbiamo dire il pin dove voglio generare l'onda PWM e il valore. Il valore che cos'è? È il duty cycle espresso con un valore che va da 0 a 255, cioè 0 significa sempre spento, 255 significa sempre acceso e i valori intermedi indicano il duty cycle. Non ritorna nulla, nota. Il PWM output nei pin 5 e 6 avrà un duty cycle leggermente più alto di quello che ci si aspetta. Questo perché l'interazione con millis e delay che condividono lo stesso timer usato per generare il PWM. Questo si nota molto di più per i bassi duty cycle, tipo tra 0 e 10. Quindi fate attenzione quando utilizzate questi due pin, il 5 e il 6. Poi avevo letto anche da qualche parte, ecco qua, non c'è bisogno di chiamare pin mode per impostare che un pin sia un'uscita prima di chiamare analog write. Questo probabilmente dipende dal fatto che l'uscita PWM non viene gestita con la modalità dei pin, anche se conviene secondo me sempre specificarlo, ma si connette direttamente un device che è il generatore di PWM al pin e quindi non è questa l'impostazione che fa uscire il PWM, ma è esattamente questa analog write. Per cui prendiamo il nostro bel Arduino e sperimentiamo subito se funziona tutto questo ambaradan. Prendiamo il 2 per esempio, l'uscita 2. L'uscita 2 è qua. Ok, vedi, basta infilare la resistenza dentro. Poi prendiamo il solito cavetto USB, lo inseriamo. Prendiamo un condensatore. Questo è un condensatore da 2200 microfarad, 25 volt. La gambina lunga è sempre il più e il meno è contrassegnato anche qui dalla fascia. La metto in questo modo, così. Poi in serie al condensatore ci metto una bella resistenza e colleghiamo il pin numero 2 e lo inseriamo qua. Poi mettiamo il GND ai capi del condensatore. Perché ho messo il condensatore? Perché mi serve un piedino per l'oscilloscopio. Perché metto il coccodrillino dell'oscilloscopio a massa e poi
la sonda la collego sul resistore, cioè sul pin di uscita, che è il numero 2. Questo qua è l'oscilloscopio, abbiamo solo la traccia gialla, mentre la traccia blu la collego da quest'altra parte, cioè ai capi del condensatore. Questo è lo 0, quindi abbiamo 0 volt, e poi a fondo scala abbiamo 1 volt per scacchetto. Apriamo anche il framework di Arduino. Questo è il programma dell'altra volta. Allora, facciamo un programmino un pochino più carino. Facciamo float angolo. Poi qua facciamo angolo uguale 0.0 e poi qua cosa facciamo? Cancelliamo via tutto, qua nel loop ci scriviamo angolo uguale angolo più 1.0, if angolo maggiore 360.0, io uso sempre le graffe anche quando non c'è bisogno, uguale angolo meno 360.0. poi int duty, e diciamo che duty è uguale a, il seno ci dà un valore positivo e un valore negativo, quindi facciamo 128 più l'arrotondamento di 126.0 per il seno di angolo. Ok, quindi da 128, che sarà il valore centrale, andrò su di 126 e tornerò giù di 126, quindi non andrà mai a 255 e non andrà mai sotto il numero 0, sotto valore di 0. A questo punto scriviamo analog write, ho collegato il pin numero 2 e gli diamo come valore duty, gli diamo sempre un delay 10 millisecondi, vuol dire che 360 gradi per 10 diviso 1000 sono 3,6 secondi il periodo complessivo. Poi lui ciclerà e via. Vediamo che cosa succede. Vediamo se qua esce qualcosa. Eccolo qua. Ragazzi, questo oscilloscopio è favoloso, ve lo consiglio alla grande, perché io se schiaccio qua il tasto, lui mi mette il trigger. Qui c'è un tasto che si chiama set to 50%. E lui mi mette, guarda, il trigger qua al centro. Non lo vedete, ma io lo vedo, e praticamente ferma il valore a lì. Il segnale va da 0 volt a 4,52 volt. Allora, facciamo una semplificazione, impostiamo duty inizialmente a 50, beh, duty fisso, mettiamo il trigger sul fronte di salita, virtual panel. Vedi? Questo qui è esattamente il pannello che vedo io. E siamo a 2,045 millisecondi, ok? Vedete che qua sono 488 Hz. Rispetto a quello che dicevamo prima, 490 ci siamo. Per cui andiamo a calcolare un secondo la frequenza di taglio di questo filtro RC. Se andiamo a calcolare 10.000 ohm per 2200 diviso 1 milione, che sono in microfarad, la frequenza di taglio sono 22 secondi. Accendiamo anche il CH2. In pratica ho impostato come duty cycle 50. Se io faccio 50 diviso il fondo scala, che è 255, uguale, e moltiplico questo valore per 100, trovo il valore percentuale del duty cycle, che è 19,6. Quindi se io faccio 50 diviso 255 per 4,5 volt, dovrei trovare al di là del filtro RC, questo qua, una tensione di circa 0,88 volt. Andiamo a vedere se è vero. Vedi? Sono 920 millivolt, quindi ritorna alla perfezione. Se io adesso porto il mio Arduino praticamente a 1, quindi 255, vedete che il segnale dovrebbe andare a 5 volt. Lentamente ci dovrebbe mettere un po' di secondi, 1 volt 96, 2 volt, eccetera. Per velocizzare questa cosa devo ridurre la capacità del condensatore. Quindi tolgo questo da 2200 e metto un condensatore da 100 microfarad,
Allora, con 100 microfarad la questione è un po' più veloce. Vediamo, con 100 microfarad abbiamo 10 kilo ohm per 100 diviso 1 milione, perché sono microfarad. La costante di tempo è un secondo, quindi adesso ci mette un secondo a raggiungere il valore desiderato. Vediamo, mettendo il programma di prima, mettiamo di nuovo duty. A questo punto il programma dovrebbe generare una bella sinusoide con periodo 3,6 secondi. Aspetta ragazzi, devo dividerlo. Ma che salame che sono! Funzioni, le trigonometriche sono qua, seno. Cosa ci va qua? L'angolo in radianti, non in gradi. Torniamo nel programma. L'angolo va bene, però devo fare diviso 360 per 6,28, arrotondato. Vai. Oh, guarda che bella, finalmente. Mettiamo il cursore. Allora, trig menu lo facciamo allineare al CH2. 3,6 secondi. Il delta V è 2 volte 12. Questo perché la frequenza di taglio non è ancora una gran frequenza di taglio. Se io adesso qui tolgo la 10k che filtra un po' troppo e ci metto la 330 ohm, noterete che il circuito RC filtrerà molto più velocemente. Parità di segnale in ingresso, ecco, vedete come si è già alzato molto, si è alzato molto. Andiamo a vedere i due picchi. Il periodo chiaramente è lo stesso, è soltanto leggermente sfasato in maniera diversa. Vedete che il PWM si concentra di più verso il basso, qui dove c'è la cresta negativa si concentra un pochino di più verso l'alto, qua dove c'è la parte alta della semionda. Poi un'altra cosa che vi volevo far vedere è che se io adesso zoomo, vedete che qua dovreste riuscire a vedere. Proviamo a metterlo in AC sul canale 2 e aumentiamo. Si vede un pochino di ripple appena appena. Si carica il condensatore sulla parte alta e si scarica sulla parte bassa. Se il nostro condensatore lo sostituiamo con il LED, la resistenza a 300 ohm quindi è perfetta, vedete che il LED produce una pulsazione estremamente fluida che non è riproducibile così perfetta con un segnale analogico, perché la luce emessa dal diodo LED non è, cioè l'intensità luminosa prodotta dal diodo LED non è proporzionale al valore di corrente se lo comandiamo con una corrente continua. Quindi creare un flusso, diciamo, luminoso con andamento sinusoidale su un LED con un segnale analogico estremamente difficile. Invece con un segnale PWM abbiamo un'efficacia perfetta in termini di resa visiva. E la frequenza che utilizziamo è una frequenza 490 Hz, quindi è assolutamente, il nostro occhio, l'occhio umano non si rende conto che quella è una luce intermittente. Che cosa volevo fare per finire in bellezza? Volevo comandare un bel motore. Allora, qui abbiamo un motorino, quindi stacchiamo un attimo Arduino e vediamo se ho qualche transistor. Perché transistor? Sapete che il motorino ha bisogno di parecchi ampere, mentre Arduino può erogare dalle sue uscite soltanto 20 mA. Quindi con 20 mA o rompo Arduino o non va il motore. Vediamo cosa c'è qui nel kit Elegoo. Trovate sempre in descrizione il link per procurarvi tutta questa attrezzatura che sto utilizzando in maniera che possiate replicare gli stessi esperimenti a casa vostra e realizzare le stesse fasi di progetto e magari portarle avanti per sviluppare insieme a noi progetto 1000. Vediamo qua dentro cosa abbiamo. Lo leggete, PN2222. PN2222, General Purpose, NPN Transistor 1, 2, 3. L'1 è l'emitter, il 2 è la base e 3 il collettore. E vediamo che cosa dice il datasheet, che può andare fino a 600 mA massimo. 600 mA sono un po' pochini. Questa è una resistenza da 10k, la mettiamo sulla base. Poi questo qua è un bel motorino che noi collegheremo qua con il filo rosso sul più e il filo nero sul collettore.
Però non possiamo collegare il più di Arduino perché la nostra porta USB non eroga abbastanza corrente. Quindi collegheremo il nostro alimentatore, oppure prendiamo porta pile. Ci mettiamo dentro due belle pile. Una qui, teniamo un attimo aperto, e una di qua. Questa massa la porto qui. Questo è il nero, questo è il grigio che è collegato. Quindi a questo punto diamo corrente all'Arduino, quindi il LED funziona, il motorino no perché c'è ancora aperto qui, e adesso abbassando questa leva, come faceva il dottor Frankenstein in Frankenstein Junior, dovrebbe cominciare a girare il motore con un andamento sinusoidale alla stessa, diciamo, intensità del raggio luminoso qua del LED. Sono emozionato, è la prima volta che lo faccio. Per la prima volta chiudiamo il contatto. Guarda, ha bisogno un po' di spinta per partire perché non ha lo spunto sufficiente. Io lo sento che vibra, lo sento che vibra, ma non ha abbastanza forza per partire. Allora, visto che non ha abbastanza forza per partire, prendiamo il nostro alimentatore da banco. Cosa dite? Togliamo questo, mettiamo la 0 volt su GND e il segno più lo mettiamo qua sul motorino. Ha bisogno un po' di spunto. Eccolo qua. Sì, hai ragione Andrea, potrei fargli fare non da zero, potrei fare invece che da 128, sì, potrei fare diciamo 100, lo abbasso di 20 qui, e invece che 128 faccio 150 più 100 fa comunque 250, così non va mai a zero e lo regola meglio. Proviamo, buona idea. Perfetto, bravissimo Andrea. Così non si ferma mai e non ha bisogno di quello spunto per partire. Proviamo a farlo andare con quest'altro ventilatore qua, che è un po' più folcloristico. Quello che abbiamo sull'oscilloscopio preferirei non vederlo, però ve lo devo far vedere. Quello che abbiamo sull'oscilloscopio è una schifezza infernale. Ok, vedete quello schifo che c'è? Sapete perché? Perché ogni volta che il transistor commuta, l'induttanza delle bobine che compongono l'avvolgimento del motore, quando si trovano un circuito che commuta aperto-chiuso, sparano una controfem, una controforza elettromotrice, come avevamo visto qua nel video dove parlavo dell'induttore, e quindi bisogna smorzare quel fenomeno. Come si fa? Ci dobbiamo mettere un diodo in controfase, possibilmente anche un diodo veloce, 1N4007, con il catodo rivolto verso il più e l'anodo qua sul collettore. Vedete che adesso abbiamo un picco rivolto verso il basso, quindi mettiamo anche un diodo verso massa, un diodo verso massa girato chiaramente con il catodo qua nel punto del collettore e massa, quindi è praticamente tra collettore ed emettitore. Proviamo a mettere anche un bel condensatorino di filtro da 100 nanofarad, il famosissimo condensatore da 100 nano. Sul motore andrebbe messo anche un bel filtro. Proviamo con un filtro Murata di questi qua. Vedete questi qua? Un filtro Murata, filtro T. Possiamo provare a mettere qua così un bel filtro T che dovrebbe un po' assorbire delle schifezze. Così. Vediamo se scoppia qualcosa. Ecco, vedi che è molto più pulito adesso. È molto più pulito, leggermente più filtrato e il segnale molto più pulito perché l'abbiamo filtrato un pochino. Adesso vi faccio anche vedere lo schema e poi chiudiamo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso Arduino, abbiamo collegato la porta numero 2 in modalità PWM. L'abbiamo collegata prima con un resistore a un condensatore verso massa e qui abbiamo realizzato un'onda sinusoidale.
10K e 100 microfarad. Poi la seconda volta abbiamo preso l'uscita PWM e l'abbiamo collegata semplicemente con un LED verso massa 330 ohm. Quando abbiamo collegato il motore lo abbiamo collegato in questo modo, 10 kilo ohm sulla base del transistor. Il transistor abbiamo visto che non è adeguato per il lavoro che doveva fare, però l'abbiamo collegato in quel modo. Emettitore verso massa, il carico lo abbiamo collegato motore verso un alimentatore esterno più 12 volt, dove il più e il meno è collegato alla massa del nostro Arduino, mentre il più lo abbiamo collegato qua sopra ad alimentare il motore. Per mangiare i picchi di corrente generati dai carichi induttivi abbiamo aggiunto un diodo in questo modo e un altro diodo in questo modo. Inoltre non abbiamo collegato il motore direttamente, ma laddove ci sono i due punti del motore, più e meno, abbiamo collegato un filtrino a T murata. In pratica qui ci sono 100 nanofarad e qui ci sono due induttanze in maniera che creano L, L, C, L, L. Creano un filtraggio in avanti di tipo passa-basso per rimuovere il rumore di commutazione verso il motore, e quest'altro LC si mangia il rumore proveniente dal motore verso la scheda di comando, sia per aiutare a sopprimere i transitori per non rompere il transistor, sia anche per ridurre i fenomeni di emissioni elettromagnetiche. Quindi questo qua lo possiamo chiamare filtro EMI. Perfetto, per questa sessione di progettazione è tutto. Se ti è piaciuta lascia un bel like, in modo che anche altri futuri progettisti possano trovare questo video cercando su YouTube. Condividi con tutti i tuoi amici progettisti questa sessione di progettazione. Nella descrizione del video trovi tutti i link per procurarti il materiale per costruire a casa tua questi stessi esperimenti. Ti ricordo che siamo sempre qua su Twitch tutti i giovedì sera alle ore 22. Se vuoi scrivermi privatamente per partecipare alla progettazione di Progetto 1000, ti ricordo che mi trovi su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram e su CamTV. Per questa sera è proprio tutto, ti ringrazio per aver guardato il video fino alla fine, ti mando un grande abbraccio e ti saluto. Ciao!